Sarà presentata alla fine del mese di marzo all'UNESCO la candidatura dei trabocchi dell'Abruzzo e di simili macchine da pesca di altre 5 regioni, ossia Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia, a patrimonio immateriale dell'umanità. L'iter è partito nel 2017 e ha visto in campo 9 flag che hanno lavorato al progetto dal titolo Patrimonio culturale della pesca, che comprende anche riti, feste, attrezzi, pratiche artigianali e sociali. L'iniziativa è stata sostenuta dal Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura. Giancarlo Pegoraro, direttore Vegal, ossia il flag veneziano, che è capofila del progetto. È una lunga sfida, inizia a marzo con la presentazione di questa candidatura alla lista del patrimonio immateriale UNESCO. Abbiamo scelto una serie di attrezzature che sono caratteristiche e tradizionali delle coste italiane. Sono 9 flag italiani che si sono coordinati in una lunga attività di analisi e naturalmente contiamo in questo avvio di percorso che, insomma, nell'intento, nel nostro obiettivo ha quello di valorizzare questi manufatti, questo insieme di saperi, ma soprattutto un insieme di attrezzature che hanno negli anni, nei secoli, dimostrato la capacità di creare questo rapporto tra uomo, ambiente e risorsa, perché alla fine si sono tramandati attrezzi che poi nel corso dei secoli hanno cambiato materiali, forme, assumendo e arrivando a un livello di perfezione sia nella forma e nella funzionalità, ma anche nella bellezza paesaggistica. I trabocchi, da questo punto di vista, sono certamente uno dei simboli degli attrezzi che abbiamo inserito in questa candidatura. Siamo tutti davvero innamorati di loro e speriamo, insomma, che questo percorso abbia successo. Come si chiamano queste strutture nelle altre regioni? Hanno diversi nomi, in Veneto ad esempio si chiamano bilance, in altre si chiamano quadre, insomma retoni in Toscana. Ogni regione, ogni dialetto, a volte anche alcune località danno dei nomi un po' diversi, però la funzione è simile. Noi in questo momento abbiamo cercato di fare sintesi dei diversi tipi di attrezzi, cercando di trovare gli elementi comuni trasversali.